Amici, ben ritrovati a Sapori in Tavola, l'angolo di cucina in cui sperimentiamo ricette spostandoci anche un po' dai territori così piemontesi, andando un po' oltre confine. Quest'oggi infatti ci spostiamo di Ano Marina, andiamo in Liguria dallo chef Giuseppe Colletti, che vanta una carriera decisamente importante, ultra ventennale nel settore della ristorazione, con brillanti esperienze anche nei ristoranti più importanti al mondo. E oggi ci prepara dei tagliolini al pomodoro mantecati al braduro DOP. Il piatto di oggi è tagliolini al pomodoro mantecato con il braduro DOP. Gli ingredienti del nostro piatto sono tagliolini freschi all'uovo, il nostro braduro DOP, passata di pomodoro, pomodorini, scalogno, olio extravergine di oliva e basilico fresco ligure. Andiamo a preparare il nostro scalognetto per la base del nostro piatto. E tagliamo i nostri pomodorini freschi. Andiamo a mettere un po' di olio d'oliva in padella, nel nostro scalognetto. Aggiungiamo la nostra passata. E aggiungiamo i nostri pomodorini. Aggiungiamo un pizzico di sale, un pizzico di zucchero per levare la nostra acidità, e mettiamo due belle foglie di basilico fresco. Aggiungiamo un po' di acqua. Dato la nostra acqua, adesso andiamo a far cuocere il nostro tagliolino fresco all'uovo. Adesso andiamo a risottare la nostra pasta in padella. Aggiungendo un po' di acqua di cottura. Aumentiamo un po' la fiamma. Mettiamo ancora un goccettino di acqua di cottura e andiamo a mantecare col nostro braduro DOP. Adesso andiamo ad aggiungere il nostro braduro per fare una bella mantecatura. Guardate che bella cremina. E adesso andiamo a impiattare. Adesso andiamo a impiattare il nostro tagliolino. Viene fatto un po' più abbondante. Aggiungiamo un po' di aspetto.
profumo fantastico, ragazzi. Tagliolino al pomodoro ha sempre il suo perché. Mettiamo due foglioline di basilico fresco e adesso andiamo a grattugiare il nostro bravuro. Il nostro piatto è pronto.